E a pochi giorni dalle celebrazioni del Royal Wedding, per Meghan Markle arriva il momento in cui dovrà fare i conti con i cambiamenti drastici della sua vita, il rispetto del rigido protocollo che ha già infranto da fidanzata di Harry, della Royal Family. La sua vita, infatti, cambierà per sempre perché, da duchessa del Sussex, dovrà attenersi alle regole stringenti della casa reale. Scopriamo insieme quali. Solitamente ha sempre concesso selfie ai fan delle sue serie televisive, non può più farlo ora che è diventata membro della famiglia reale. Come scrive il Daily Mirror, a Meghan le è stato già proibito di farlo perché si sarebbe negata ad una coppia di fan a Nottingham specificando: "Non siamo autorizzati a fare selfie". D'altronde, la stessa regina non è mai stata una vera fan dei selfie, rivelando di trovarli spiacevoli. Meghan Markle aveva un account Instagram e un account Snapchat ufficiale, in entrambi era molto attiva. Ha dovuto dire addio ai social, chiudendo all'istante le pagine. Tutto quello che resta sotto il nome Meghan Markle, infatti, è solo opera di account fan e fake. Quindi, occhio! I reali non possono avere account sui social media. Tutto quello di ufficiale riguarda la Royal Family arriva dagli account della Clarence House e di Kensington Palace. Meghan Markle non potrà più partecipare attivamente alla vita politica del paese. Infatti, è proibito dalla legge ed è considerato istituzionale che un membro ufficiale della famiglia reale partecipi alle elezioni. Quello vale per la regina, vale anche per gli altri membri. Anche Kate Middleton ha rinunciato a votare. Niente candidature, niente voto. Non sono ufficialmente vietate, ma sono comunque bandite le effusioni tra coppie reali in pubblico. Tenersi per mano, abbracciarsi, figuriamoci baciarsi. Gli atteggiamenti affettuosi non saranno più tollerati. Il matrimonio è un compromesso sulle libertà personali. Il matrimonio reale le azzera. Meghan Markle non potrà più uscire da sola, camminare per strada in solitudine. Dovrà sempre attenersi al rigido protocollo, quando vorrà vedere amiche o parenti in autonomia potrà farlo, muovendosi sempre e solo sotto scorta. Le passeggiate per centri commerciali e per le stradine del centro, può scordarsele. Il jogging sarà solo un ricordo. Non può più firmare autografi. Meghan Markle è una che, da attrice, ne ha firmati tanti. Per lei, quindi, questa può essere considerata una consuetudine d'ora da perdere, un gesto che potrebbe venire anche spontaneo. Nessun membro della famiglia reale rilascia autografi, perché il protocollo reale è molto rigido sul fatto di lasciare ai sudditi la propria firma ad altre persone. Quando chiederanno autografi, i reali dovranno rispondere: "Spiacente, non siamo autorizzati a rilasciarne". Il look total black che va tanto di moda non può più sfoggiarlo. È proibito, se non in occasione di lutto. Oltre a questo anche il portare smalto nero alle unghie. Dovrà sempre e solo usare smalti naturali. Questo è quello che dice il rigido protocollo. Quando i membri della famiglia reale sono sotto lo stesso tetto, o castello, vengono condizionati dai tempi della regina. È lei, solo lei, che decide quando la serata è finita. Quindi, se Meghan Markle dovesse subire un attacco improvviso di sonno, non potrà per nulla al mondo andare a letto prima che la regina non abbia dichiarato la fine delle ostilità. Chi se ne frega?